Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe Marconi, questa sera mi hai portato in cima alla montagna. Nel bastione della prefettura, sopra le mura. Sopra le mura. Allora, intanto... Posto medievale, sì. Molto bello, l'ultima cinta murale della città di Arezzo, che è stata completamente recintata. Perché qua su avvenivano di notte. Ricordi anche che noi eravamo andati di là un anno fa e ora avevano tutto recintato tutto, perché in effetti qua su era una zona poco raccomandabile, specialmente di notte, e quindi si pensava di aver risolto il problema. Ma no. Perché qualcuno si è avventurato e non solo ha alzato la rete, quindi si può ritornare passando sotto, si ritorna, vedi là ci sono bottiglie. Quindi di nuovo aperto di bottiglie di birra. Sì, perché qui vengono a fare anche tutto, la cacca. Sì, perché si può passare sia qui di sotto, sia andare di là, vedi? E la rete laggiù è stata tutta completamente abbattuta, quindi si rientra dentro. Quindi difatti... Quindi insomma, in questo spazio che è loro se lo sono ripreso, esatto. Amico mio. Esatto. E qui vedi che ci fanno anche dei bisogni, questo sarebbe sicuramente dipende dal fatto dei tanti bagni pubblici che abbiamo in città. Troppi. E questo è uno dei tanti bagni pubblici della città, fatto su misura per se stessi, capito? Quindi questa è la conseguenza di non avere bagni pubblici. Tutto questo avviene sotto il naso della prefettura, che è qui accanto. Il palazzo della provincia. Vedi? Non so cosa, perché vieni qua. No, no, io non vengo qua, non ti preoccupare. Non so perché vieni qua, sei alla ricerca di qualcosa. Di qualcosa. Comunque, è diventato, insomma, anche questo una specie di... Prima che poi qui, perché non lo rimettono a posto? Non potrebbe diventare un parchetto qui, avvallato un po'? E ci credo. Questa perché? Zona potrebbe essere un bel parchetto. Perché non lo fanno? Perché qui più vicino, vabbè, sono i giardini porcinai, da parte di là... E di qua ci sono gli altri giardini, però qui questa zona potrebbe essere benissimo utilizzata dagli abitanti di Poggio del Sole, specialmente d'estate, in questa stagione, essere messa a posto e utilizzata anche per farci qualcosa di interessante. Vabbè, questo per farvi vedere che qualcuno entra lo stesso e ci sono, ecco le siringhe, ragazzi, vedi che ci sono le siringhe. Vabbè, siamo nella zona del degrado, in pieno centro città. Che là è pieno di bottiglie. E vabbè, insomma, è bello grande. Ma... Comunque, qui il comune ci dovrebbe mettere mano, insomma, perché non si può, accanto alla prefettura, lasciare queste aree così, no, appannaggio del degrado. Insomma. Però non è facile, perché andrebbe sorvegliata, è stato tutto recintato, ci è stato messo la buona volontà. Che laggiù la rete è saltata. Però purtroppo poi, vedi, anche laggiù la rete l'hanno abbattuta e saltano e vengono dalla parte di qua. La buona volontà c'è, il problema è che andrebbe fatta anche la sorveglianza. L'unica è se lo devi riqualificare, illuminare, allora forse. È maleducato, è alle spalle. Sempre Mr. Magoo con questi occhialini. Sì, sono bellino. Sono bellino. E dicevo, si aspetta i fondi del governo. Sì, sì, è qui davanti. C'è la prefettura che è il palazzo del governo. È qui davanti. Bene, dal Poggio del Sole è tutto. Anche se è un po' nuvolo, sì. Sia oggi anche fuori e poi soprattutto per quello terra. Che abbiamo trovato. Ciao. Ciao.